corpo lentamente stamattina. Mi sembra che si è attivato. Ma Io la qualcuno vedo. ieri mi chiedeva di fare degli aggiornamenti che non ho fatto, quindi forse per C'è questo. un'associazione presente che partecipa? Ecco, buongiorno. Allora, sono le 11:10, sono il segretario della settima commissione consiliare. Buongiorno a tutti, invito sia i signori consiglieri innanzitutto appunto ad attestare la loro presenza per verificare la sussistenza di un numero legale e anche i signori invitati a prestare il consenso alla videoregistrazione della seduta. Buongiorno Arcoleo, presente, acconsento. Buongiorno, Figuccia presente, acconsento. Susino. Buongiorno, buongiorno anche da parte mia. Susino presente, acconsento. Scusate, c'era un'associazione che intendeva collegarsi per audire la seduta. Non so se sono collegati. Non lo so, non li vedo, a meno che non so chi sono. Non È ho. l'assessore Prestigiacomo e poi la signora Margherita Di Lorenzo del Casale. Buongiorno. E poi c'è il dottore Di Ganci, Esatto, il dottore Di Ganci. Buongiorno. Buongiorno. Allora, gentilmente gli ospiti possono autorizzare alla videoregistrazione così proseguiamo. Abbiamo già autorizzato. Ok, grazie. Constatata la presenza del numero legale, quindi dichiaro aperta la seduta. Susì, non lo so, vuoi contattare tu intanto l'associazione per audire alla seduta? E io Sì, intanto. perché c'è stato un qualche problema, un secondo soltanto. Sì. Un attimo solo. Allora, assessore, vabbè, il tema tu lo conosci, di fatto è legato al fatto che abbiamo transennato il passaggio legato alla salita a piedi Monte Pellegrino del santuario. Quindi ci sono alcuni cittadini, più di qualche cittadino, che ci chiede realmente poi quali sono i provvedimenti che l'amministrazione sta mettendo in campo per riattivare in maniera celere questo passaggio. Ora, aspettiamo un secondo che arriva, vediamo cosa ci dice Susino. Perché ci aveva chiesto questa associazione di audire la videoregistrazione. Quindi vediamo se arrivano, altrimenti ti do la parola perché so che sei impegnata anche in un'altra commissione fra poco. Aspettiamo un minutino. Un attimo, che hanno difficoltà nel collegarsi, un secondo soltanto. Vediamo se lo posso girare per WhatsApp. Ma io già avevo girato il link, io l'ho girato via mail. Il link per WhatsApp, me lo puoi girare il link per WhatsApp, Giuseppe?
Collega Volante, intanto registriamo la presenza. Collega Susino, Eccomi, iniziamo. dai. Non dice 14 entra il consigliere Volante. Non possiamo far aspettare gli Sì, ospiti. Dai. ragione, Assessore, scusate. ti do la parola, poi decidi tu. Sì, buongiorno collega Volante. E io accetto la registrazione. Grazie. Assessore, ti do la parola, così intanto decidi tu poi se vuoi far intervenire i tecnici oppure spiegarlo tu. D'accordo, prego, assessore. Sì, poi faccio intervenire l'ingegnere Di Lorenzo, che è la PO della Protezione Civile, che conosce bene anche lei la situazione. Io posso spiegare che l'anno scorso noi abbiamo chiuso per due motivi. Uno perché c'era qualche problema a livello tecnico per la salita e due perché il parroco, credo che era Don Ceravolo, che c'era nella parrocchia di Monte Pellegrino di Santa Rosalia, praticamente ci ha mandato una lettera accorata, anzi più di una, dove ci chiedeva di chiudere la strada perché era preoccupato, perché eravamo in fase di Covid. E lui era preoccupato che si potessero creare assembramenti come normalmente si creano sia il 15 luglio che il 4 settembre. Quello che posso dirvi io oggi è che domani abbiamo una riunione con la Protezione Civile, il COIME, io e il vice sindaco, proprio per capire come si può risolvere intanto la situazione, perché in questo momento non c'è un problema di salita a piedi a Monte Pellegrino, non siamo né a luglio né a settembre. Quindi, siccome ci sono dei piccoli lavori da fare, che vi spiegherà meglio l'ingegnere Di Lorenzo, domani abbiamo stabilito di fare questa riunione proprio per vedere come procedere per la riapertura della salita a piedi a Monte Pellegrino. Quindi, io poi do la parola a Margherita Di Lorenzo, che tecnicamente vi saprà spiegare meglio qual è la situazione. Perfetto, grazie. Prego, dottoressa Di Lorenzo. Buongiorno a tutti. Innanzitutto voglio premettere che da devota e assidua, come dice, e assidua frequentatrice di questi luoghi, farò tutto quello che è mio potere per poter far possibile che si possa riaccedere al santuario riaprendo la scala vecchia. Con un'ordinanza sindacale, la numero 112 del 14 agosto 2020, è stata prevista la chiusura temporanea al traffico pedonale e ciclistico di tutta la strada che accede al santuario. E sempre nella stessa ordinanza è previsto che sia l'accesso, ma tutte le intersezioni di questa strada con via Pietro Bonanno debbano essere ad opera del COIME interdette per evitare che appunto ci possa essere soprattutto ciclisti o pedoni che transitano su di questa. È stato riconosciuto che la via appunto è stata bloccata sia per un problema legato, come diceva giustamente l'assessore, all'epidemia del Covid, ma soprattutto perché, soprattutto nella prima parte del C'è qualche problema tecnico? Sì. completamente, Scusi, dottoressa Di diciamo, Lorenzo, in può riprendere da dopo la parte, sinergia. diciamo, legata al Covid perché si è impallata, diciamo, la connessione. Allora, questa ordinanza è stata fatta, diciamo, sia tenendo conto, così come diceva l'assessore, del problema del Covid, ma soprattutto perché ci si è resi conto che le condizioni di sicurezza nei primi tratti della salita non erano più garantite dal momento che i muretti, diciamo, che si trovano a perimetrare la strada, no?
la strada che accede poi al santuario, in corrispondenza soprattutto della parte iniziale, dove quindi ci sono dei precipizi lateralmente, erano completamente in stato di degrado e completamente in parte anche erano, a causa della mancata manutenzione, erano venuti giù. Di conseguenza, diciamo, non c'erano le condizioni di sicurezza per poter garantire un accesso sicuro a grandi numeri, quali sono quelli legati a queste giornate di luglio e di settembre, in cui, diciamo, tutta la cittadinanza, o comunque maggior parte di essa, accede al santuario. Ora, ho fatto giorno 15 aprile un sopralluogo con i colleghi del COIME che in questi giorni hanno completato i lavori di sbarramento delle intersezioni con la via Bonanno di questa strada e dell'accesso proprio che si può trovare in corrispondenza proprio alla partenza, lì dove parte proprio la Scala Vecchia, è tutto transennato e bloccato. Il COIME ha fatto questi lavori così come era previsto nell'ordinanza. E ho chiesto anche la partecipazione attiva dei Rangers che in qualche modo supervisionano e regolano l'attività, diciamo, su Monte Pellegrino. Questo incontro è servito, uno, per recuperare le varie transenne con l'aiuto dei Ranger che sono state lì collocate durante i vari pellegrinaggi e si è provveduto a prenderle, molte erano cadute giù per le scarpate, risistemarle, quindi il COIME si sta occupando di tutta questa attività e soprattutto ci siamo resi conto di quale effettivamente è tecnicamente la situazione. E quindi sono sicuramente necessari degli interventi da fare in questa prima parte della salita, per intenderci, dopo diciamo, il rettilineo di accesso alla scala, poi ci sono le zone che sono questi ponti, no? È proprio questa l'area. Io pure le fotografie, mi dispiace non riuscire a farvele vedere, diciamo, in diretta, dove si deve ripristinare proprio i muri perimetrali, diciamo, o quantomeno predisporre dei sistemi che consentano di mantenere in sicurezza l'accesso alla strada. Quindi io credo che in questo momento la cosa più importante sia predisporre degli interventi che possano, diciamo, far sì che i cittadini possano riaccedere al santuario tramite la Scala Vecchia, pur sapendo, insomma, che sicuramente non è una strada di città, quindi non è una strada asfaltata, ma è sicuramente una strada, ecco, di montagna, ecco. Grazie, dottoressa Di Lorenzo. Ci sono interventi? Sì, Presidente, io Susino, Prego, grazie. Susino. Allora, intanto ringrazio tutti per essere qui intervenuti su un tema importante. Io purtroppo, dico purtroppo, non ci facciamo mancare niente in questa città, ovviamente, nel senso che ci sono diverse associazioni che frequentano quel percorso, associazioni sportivi, devoti e quant'altro, e non solo nel periodo di luglio o di settembre, ma secondo me è un utilizzo che c'è continuo. Io rappresento, colgo l'occasione anche per informare i colleghi della commissione, che un gruppo di ciclisti purtroppo ha visto sbarrarsi la strada per recarsi su Pizzo Manolfo. Lì c'è stata una questione un poco controversa e che quindi ha inevitabilmente portato questi sportivi ad utilizzare altri spazi e altri percorsi. Dico, sulla sicurezza, ovviamente non mi permetto di dire una parola, ovviamente. Dico, e ci mancherebbe, quando parliamo di sicurezza, la sicurezza va al primo posto di ogni cosa. Però sulla questione Covid, rispetto all'utilizzo, essendo che si tratta di spazi aperti,
esprimo una mia personalissima perplessità rispetto al tenore dell'ordinanza, nel senso che se ci sono un gruppo di ragazzi che nel rispetto del distanziamento e quant'altro frequentano quel percorso, dico, per me, considerando che ci sono le palestre chiuse, considerando che non ci sono altri spazi aperti, dico, per me, ben venga, ma ben venga qualora ci siano le condizioni di sicurezza. Io chiedo due cose. Intanto mi diceva l'assessore che domani c'è un sopralluogo, è programmato per domani. Assessore No, Prestigiato. non è un sopralluogo, è Ah, una è un... riunione tecnica. Ci sarà anche l'ingegnere Di Lorenzo, l'architetto Mereu, il COIME, io e il vice sindaco, per capire Esatto. come, perché già di questa problematica l'ingegnere Di Lorenzo ha alcuni giorni, che ne parlava, e quindi abbiamo deciso di fare una riunione tecnica per capire come si può procedere. Cioè, in termini di come si può procedere, parliamo di messa in sicurezza di quei siti che Sì, presentano, messa in ovviamente. sicurezza, Ma esattamente, messa in sicurezza. dico, abbiamo una previsione tempistica, rispetto alla risoluzione della problematica? Cioè, che tempi ci potrebbero essere? Che tempi ci potrebbero essere rispetto a questa cosa. Ma io i tempi forse glieli può dire meglio l'ingegnere Di Lorenzo, lo facciamo dire a lei. Allora, mi permetto di dire che in questo momento esprimerci sui tempi è un po' prematuro, perché dobbiamo ancora capire cosa si deve fare e chi lo deve fare. Quindi a quel punto sicuramente ci auguriamo che siano il più breve tempo possibile. E già mi permetto di dire, eliminando tutte le transenne, c'erano parecchie transenne che erano state buttate giù oppure rotte, queste sono un'ulteriore fonte di pericolo per i ciclisti, come lei giustamente diceva, perché da un Certo. elemento, diciamo, dissuasore, quindi di sicurezza diventano se, in brutte condizioni e se soprattutto messe capovolte diventano pericolose. Dall'altro punto di vista, diciamo, domani la riunione operativa ci metterà sicuramente nelle condizioni di poter parlare anche di tempistica e di Certo. capire come possiamo materialmente intervenire. Ma andare a dire qualcosa ora sui tempi, poi sa, si rischia di dire qualcosa che non è da Certo, tecnico, no, no, dico. ma vabbè, questo lo monitoreremo Chiedo per di dare tempo, un ma poi... suggerimento in modus operandi, cioè nel senso che domani Io dopo la riunione sì. io chiedo all'assessore se poi può notiziare via mail o dare un piccolo report rispetto a quella che è stata la riunione alla commissione che si è interessata oggi del problema, in modo tale che comunque noi siamo informati e possiamo informare a nostra volta le persone che ci hanno chiesto. Sì, poi l'ultima cosa volevo chiedere rispetto Questo senz'altro, all'interruzione. Presidente, questo domani lo faremo, a fine Grazie. riunione vi faremo sapere come va e come abbiamo deciso di Perfetto. procedere. Dico l'ultima cosa, Presidente, se mi permetti, mi pare di capire che l'ordinanza ha interdetto tutto il percorso oppure solo parte del Allora, percorso? l'ordinanza ha interdetto tutto il percorso, in Tutto, perché realtà erano in parte ogni... del percorso potrebbe, mi permetto di dire, la parte superiore del percorso nelle adiacenze infatti... del santuario potrebbe sicuramente essere ripristinata. Il problema è poi capire, perché sa, siamo a Palermo e a volte, benché si mettano delle barriere, si eviti, insomma, che le persone accedano in una parte della via, lo si fa lo stesso, e allora magari il ciclista che deve scendere dal santuario e magari diciamo, decide di mantenersi sempre sulla strada vecchia e quindi se ne è interdetta semplicemente una parte. Questo comunque non vuol dire che noi a breve non potremmo anche riaprire quantomeno una parte, diciamo, dello stesso percorso, della parte alta della strada vecchia. Il discorso è che l'obiettivo è quello di riaprirla tutto in questo momento, diciamo. E quindi vorremmo fare un'ordinanza di riapertura totale della chiamata, ecco. Sia per i devoti, sia per gli sportivi, ma soprattutto anche per i turisti, mi permetto di dire che ci auguriamo che prima possibile possano tornare in città. Certo, non è solo, ecco quello che dicevo, non è solo una questione legata al
15 luglio o a settembre, diciamo, è qualcosa che comunque, cioè, se ci facciamo venire meno quello spazio, per me è un dramma sotto il profilo culturale e turistico, ovviamente, ecco. Ha perfettamente ragione, però penso che a questo punto, per avere, diciamo, degli elementi certi o comunque sui quali prospettare dei tempi reali, sia opportuno aspettare la riunione con il vice sindaco domani, di domani. Va bene, ci sono altri interventi dei colleghi? Non mi sembra. Una domanda all'assessore veloce, però riguarda un altro tema, assessore, che io già avevo sottolineato a lei più volte. Ma abbiamo notizie invece della famosa, diciamo, richiesta formale per i danni legati all'alluvione? Ci sono notizie? Alla piattaforma ci sta lavorando proprio l'ingegnere Di Lorenzo. Allora, Ah, perfetto, così abbiamo. Grazie. mi sono raccordata con il dottore Galluccio. Da un punto di vista, diciamo, della piattaforma, hanno predisposto questo sistema automatico. Serve il completamento di una proposta di delibera che ho proprio completato adesso mentre vi parlo. Invierò prima possibile, che riguarda degli aspetti, diciamo, degli aspetti che non era possibile, diciamo, sottolineare proprio qui davanti a me. Quindi, nel caso appunto di condomini, nel caso di imprese, cioè c'erano degli aspetti che bisognava puntualizzare. Quindi, a strettissimo giro di posta, posso garantire che il servizio verrà messo in piattaforma, cioè il servizio diventerà attivo in piattaforma. E quindi si potrà procedere con le attività di risarcimento. I soldi, da che mi risulta appunto, la regione li ha già destinati, quindi sono già transitati, sono in fase di transito, quindi da questo punto di vista tutto dovrebbe andare nel migliore dei modi. Io poi, Presidente, l'ultima domanda volevo chiedere, Prego, possibile? Allora, no, si tratta di questo, rispetto alla questione dell'utilizzo del sentiero, se comunque esiste una responsabilità soggettiva di chi percorre quel sentiero, essendo che non è una strada pubblica, diciamo da parte dei frequentatori, se esistono regolamenti, cioè questo va anche in autotutela rispetto all'amministrazione dell'utilizzo, perché siamo sicuri che quella messa in sicurezza risolve tutti i problemi, o comunque esiste un'autoregolamentazione degli sportivi che frequentano quel percorso e che quindi possiamo anche tenerne conto? Ecco, questa era la mia domanda. Il tema, dico, sì, non è di poco. esiste che io sappia un'ordinanza dei Rangers sulla regolamentazione del percorso. Sicuramente, come dicevo prima, non è un percorso cittadino, è un percorso, diciamo, di montagna, perché una via, infatti, il cui manto è anche in alcune, diciamo, tratti abbastanza dissestato. Però a quel punto, diciamo, tutta questa situazione verrà valutata, Certo. diciamo, volendo, Cioè, è sottolineando utile. tutti gli aspetti di sicurezza. È chiaro che io non posso approcciarmi in termini di sicurezza a una strada a una strada di questo tipo, così come a una normale strada di viabilità cittadina. Certo, Questo è chiaro. ho difficoltà a capire come interagisce l'ordinanza che ha emesso l'amministrazione rispetto all'autotutela, tra virgolette, ai regolamenti di chi utilizzano questi sentieri a qualsiasi titolo, da parte di sportivi, ciclisti, frequentatori. Mi pare che c'è una regolamentazione anche lì specifica. Ecco, e non capisco il nesso, cioè, ho difficoltà perché, lo dico chiaro, non è materia mia, come interagisce l'ordinanza rispetto a quei regolamenti Allora, dell'autoregolamentazione degli sportivi a qualsiasi titolo. Cioè, il percorso può essere quello, il percorso può essere anche il percorso stradale, per intenderci, dico, nel senso che il percorso stradale è in sicurezza rispetto
rispetto alle macchine e all'autobus. Cioè, faccio io una domanda che ragiono proprio al contrario, quindi mi chiedo se come interagisce questa ordinanza. Questo è un tema ed è un argomento che è diverso rispetto a, come diceva lei, al turista. Attenzione, sono due aspetti diversi. Il turista ha una logica, chi fa sport ha un'altra logica, chi fa, faccio un esempio, motocross e si reca in determinate zone, anche lì c'è un'autoregolamentazione. Io capisco che la materia è Assolutamente, complessa e abbiamo difficoltà a uscirne, però per me rappresenta un tema, dico, lo dicevo all'inizio nel mio intervento. Abbiamo avuto quella situazione lì a Pizzo Manolfo e quindi molti sportivi si sono recati presso questo sito. E poi, diciamo, io penso che in questo contesto di Covid, dare la possibilità di poter utilizzare degli spazi aperti, secondo me, è un'occasione. E quindi, cioè, io forse avrei ragionato al contrario rispetto a quell'ordinanza, ma ripeto, è una mia opinione. Cioè, noi chiudiamo le palestre, ovviamente, però dobbiamo dare gli spazi, gli altri spazi. Io, per essere chiaro, io vivo vicino Villa Caserrocca, vedo quanto è frequentato quello spazio. Mi scusate la frase incidentale, abbiamo fatto mettere una fontanella pure lì a ridosso, ma perché? Perché ci sono tanti utenti che hanno abbandonato le palestre e si sono riversati in questi spazi. Nel rispetto delle distanze, io ritengo che sia più sicuro lasciarli lì piuttosto che dentro una palestra. Pur è una mia considerazione, nella vita ovviamente faccio un altro lavoro, però faccio questa valutazione. Ecco, e ho difficoltà a capire, questo secondo me è un tema che dovete affrontare domani, come interagisce l'autoregolamentazione degli sportivi e il loro regolamento rispetto all'utilizzo di quel percorso. allora, sono pienamente d'accordo con lei e mi permetto di dire che nel momento in cui una strada è così, perché quest'area è un'area di grande frequentazione, queste problematiche non possono essere trascurate. Ecco, quindi se ci tenete anche informati rispetto a questo, per noi è importante, per i commissari della settima commissione. Perfetto, va Per bene. me va bene, Ci Presidente. sono altri interventi? Penso di no perché avevo già chiesto. Quindi ringrazio gli ospiti della loro presenza e delle loro informazioni. Ricordo all'assessore se gentilmente domani o anche nei giorni successivi, quando finirà l'incontro, di darci notizie, anche mezzo telefonata, poi sarò io eventualmente a comunicarlo alla Commissione. Ringrazio le associazioni che hanno audito, naturalmente le terremo aggiornate. Non avevo detto di non fare un intervento. La possiamo eventualmente poi udire in sé. Non è una cosa che facciamo, abbiamo già detto così. Naturalmente, eventualmente la contatteremo e ne faremo un ulteriore appena abbiamo notizie da parte dell'assessore. Quindi ringrazio gli intervenuti e noi rimaniamo come commissione perché dobbiamo espletare gli adempimenti di commissione. Arrivederci. Va bene, Arrivederci, grazie. Presidente, finita la riunione, quali sono le decisioni che verranno prese? Grazie, Arrivederci a Assessore. tutti, arrivederci. Arrivederci. Grazie, ciao. Allora, proseguiamo con il verbale di ieri, credo, e il verbale di oggi. Liliana, gli orari dell'entrata del consigliere Volante e della consigliera Russa. Russa, io non l'ho vista, ma 11 e 22. sì. Volante Magari se 14. si fa vedere un attimo, io non l'ho vista, dico più che altro No, per. tranquillo, è qua, ha detto No, subito sulla chat che buongiorno, c'è presente. io sono A parte che è un piacere vederti e quindi, voglio dire, perché dovercene privare? Ma certo, hai ragione. Bella come il sole, consigliera. Sì, Andiamo avanti. Sempre. anche con la mascherina. Che è nuova, tra l'altro, la mascherina. Si vede Nuova. Allora, Allora, andiamo avanti. metto in condivisione lo schermo. Sì, grazie. Intanto finiamo il verbale direi di oggi che ce l'avevo davanti, poi vediamo quello di ieri. Allora,
Allora, quindi, allora, di oggi numero 72 del 21 aprile, approdo in data 21 aprile, 11:10 l'apertura, presente alle 11:10 Arcoleo, Figuccia e Susinno. Volante 11:14, Russa. 11:22. Perfetto. Va bene, il segretario chiede ai signori consiglieri le parti invitate alla seduta in videoconferenza intendono prestare il consenso alla seduta odierna, in ossequio a quanto contenuto bla bla bla, stessa venga registrata e poi inviata al webmaster e alla successiva pubblicazione. I consiglieri partecipanti prestano il loro consenso. Pertanto il segretario procede a dare il via alla registrazione della seduta. Preliminarmente il presidente Arcoleo pone all'ODG audizione dell'assessore ai lavori pubblici. Ai lavori pubblici, dottoressa Maria, giusto? Maria Sì, Prestigiacomo. Maria Prestigiacomo, sì. Architetto, architetto. Della vabbè, architetto, metto. Lavori pubblici, Sì. Io penso architetto. che è ingegnere, No, è architetto. Vabbè. Architetto, Maria Prestigiacomo, della dottoressa, che cos'è, ingegnere? Marta Ingegnere. Ingegnere, Ingegnere. della protezione civile. Ingegnere. Ingegnere Margherita Di Lorenzo del Casale per la Protezione Civile, del dottore Di Ganci, Dario Di Ganci invece, perché cos'era, che ufficio era? Sempre ufficio urbanistica, credo, lavori pubblici, ufficio lavori pubblici, non so di preciso qual è il settore, però. No, per l'ufficio È lavori pubblici. dirigente comunque. È dirigente? Sì. Allora, vabbè, metto per l'ufficio lavori pubblici. Mettiamo responsabile ufficio lavori pubblici. Discutere su varie eventuali dispiace sulla ordinanza di chiusura del percorso che porta al santuario di Santa Rosalia. Dopo un preliminare ringraziamento agli intervenuti. Virgola, il Presidente cede la parola all'assessore Prestigiacomo. La medesima, introducendo il tema oggi posto all'ODG, fa un breve preambolo e cede la parola alla dottoressa Di Lorenzo del Casale, all'ingegnere, mettiamo. Ok, per una relazione sull'argomento, la predetta della qualità di funzionario responsabile della protezione civile rappresenta che l'ordinanza ha preso le mosse dall'emergenza dovuta alla pandemia ed anche alla necessità di intervenire sul percorso con dei lavori di manutenzione. Infatti, in ultimo, il 15-4 scorso, con il COIME, anche alla presenza dei Rangers, la medesima si è recata sul posto per valutare se ci sono le condizioni per poter completare i lavori di manutenzione necessari per la messa in sicurezza del predetto percorso. In detta occasione si è verificato, che vi sono diversi interventi da porre in essere a tutela di tutti coloro che intendano, intraprenderlo. Ciò a tutela di tutti coloro che intendono intraprenderlo. Okay. Interviene il consigliere Susino per chiedere su quali parti del percorso occorre intervenire e sui tempi di realizzazione dei lavori stessi. La dottoressa Di Lorenzo evidenzia che i tempi non sono ancora chiari, ma che sarà cura della medesima domani, dopo la relativa verifica già programmata. Dopo la verifica già programmata e della prossima riunione con il sindaco,
Vice sindaco. No, vice sindaco. Avevo sentito bene, però poi nel dubbio ho scritto sindaco. Ok, con il vice sindaco informare la commissione dei tempi previsti. Va bene, dei tempi previsti. Per quel che riguarda poi il percorso, l'indirizzo della protezione civile è quello di procedere con l'apertura di tutto il percorso al più presto, e ciò anche e soprattutto per evitare che... un attimo, che lasciandone permettendo, mettiamo permettendone l'accesso ad una parte, l'altra sia comunque facilmente accessibile ed eventuali trasgressori. Mettiamo raggiungibile. Ok. Il consigliere Susino chiede se e quali sono le regole riguardanti eventuali responsabilità di terzi, in specie di sportivi, in relazione ad eventuali danni sugli stessi. Derivanti dalla cattiva manutenzione del percorso. Come interagisce l'ordine, quindi in specie il medesimo consigliere? Invita a tenere in considerazione come interagisce l'ordinanza rispetto ai regolamenti di cosiddetta autotutela in capo a chi da sportivo si accosta al percorso in contestazione. Quindi noi chiede se quali siano le regole. Quindi così bisogna chiedere se quali siano le regole riguardanti eventuali responsabilità di terzi, in specie di sportivi, in relazione ad eventuali danni sugli stessi derivanti, agli stessi derivanti alla cattiva manutenzione del percorso. In specie il medesimo consigliere invita a tenere in considerazione come interagisce l'ordinanza. Rispetto ai regolamenti cosiddetti autotutela in capo a chi da sportivo si accosta al percorso in contestazione. Vabbè, si discute sul tema. Basta, non ho scritto, mi pare, altro. Liliana, scusami, la consigliera Figuccia è uscita alle 11.30, il consigliere Susino alle 11.46. Ah. Allora, quindi la consigliera Figuccia? 11.30. Consigliere Susino, 11.46. 11.46, aspetta, perché può essere pure che ho un problema legato a un... Ah, va bene, allora magari aspettiamo un attimo. La lascialo, poi in caso lo cambiamo. Va bene. Ok. Quindi si discute sul tema... Quindi, infine, il Presidente ringrazia gli intervenuti per i chiarimenti esaustivi resi. E li congeda. Si dà atto che risulta altresì presente
Associazione Monte Pellegrino SD Team, o qualcosa di simile. Ai fini dell'audizione, l'associazione... Aspetta che te lo dico meglio. Si chiama... ASD Monte Pellegrino Special Team. Associazione, allora, ASD Monte Pellegrino Special Team. Monte Pellegrino Special Team? Sì. Susino è rientrato, il consigliere. Sì. Sì, qua sono. Special Team, vabbè, è scritto Team. Team, sì. Allora... quindi qua metto 11:49. Già sono 50. Sono 50. 50. Perfetto. Il presidente comunica che sarà cura della commissione informarli sul prosieguo dei lavori. Il presidente rassicura che sarà cura della commissione informarli sul proseguo dei lavori. Ok. Presidente, dunque, un po' nelle DG. Il tuo processo di presidente verbale. Contestualmente alla seduta è lettura, approvazione e sottoscrizione del verbale di ieri 24/2021. Allora,
Ok, se per voi va bene. Volete che lo rileggo o... No, non c'è bisogno, non c'è bisogno. Per me va bene. Io lo voto favorevole. Colleghi? Anche io. Ok. Volante favorevole. Susino non c'è di nuovo. Non lo vedo più. Ragazzi, c'è o non c'è? Io non vedo perché sto scrivendo. No, non c'è. Non c'è, non c'è. Gli cade in continuazione la linea, anche perché sulla chat non ha scritto niente. Va bene, manteniamo. Allora, invece con l'orario nostro di chiusura cosa metto? Abbiamo verbale da votare, altro verbale. Sì, sì, un altro. Quindi... Ok, e quindi che facciamolo? Lo facciamo pure ora? Sì, è pronto. Metto 12:05. 12:05, sì, così lo leggiamo adesso. Scusate, io però devo lasciare in questo momento. Un appuntamento a mezzogiorno. Vabbè, niente, allora facciamo. Beh, allora metto. Metti 12 e lo votiamo domani. A prima apertura. No, mi dispiace, una cosa che non posso fare. Cosa? Dico, mi dispiace, ma è una cosa che non posso lasciare. Presidente, posso dire una cosa? Sì, prego. Dico, metto 12 così ai volante, 12 e 5 voi e facciamo entrambi. E lo possiamo fare in due? Sì. La collega russa rimane. Perché altrimenti sì rimango. Ok, perfetto, grazie. Va bene, allora va bene così, andiamo a provare. Qua c'è Susina, ha problemi di connessione. Allora io posso salutare. Sì, scusate. Grazie, arrivederci con la grazie domanda. A voi, buona giornata. Esce 56 Claudio, grazie, arrivederci. E 56 allora. Volante. Ok, allora il problema è che io così però non lo possiamo fare il verbale sistemato, nel senso che, allora. Sì, allora, vabbè, però posso dirti una cosa, il problema è legato a Susinno, è legato al fatto che poveretto in cui sono andato ha problemi con la linea, e quindi considerando che poi, mettiamo l'ora di uscita. Volevo sapere solo dal consiglio di Susinno. Rimane fine 5, Susinno. Sì, però può capitare che... cade ma rientro subito. Ah, ok. Arrivato. Allora metto 25 il consiglio su Susino. Dici, per me non ho problemi, io sono collegato, solo che mi cade la linea e rientro subito se dovesse ricadere. Va bene, perfetto. Va bene, questo è approvato. Andiamo all'altro. Intanto firmiamo o approviamo direttamente, fai la procedura prima di firmarlo e poi leggiamo l'altro, giusto? Sì. Sì, così le facciamo entrambe. Allora, questo è uno. Ragazzi, gli orari sono giusti perché poi alla fine un po' io mi sono incalzata. Sì. Sì, giusti, no? Ok. E questo è uno. Poi andiamo all'altro. Andiamo all'altro. Quello del 20. Che cosa vuoi? Verbale numero 71 del 24, approvato in data 21-4, ora di inizio seduta 11:13, tutti presenti 11:13, tranne la consigliera russa 11:18. Chiusura 11:48, la consigliera russa è uscita alle 11:42. Allora, entrambi i segretari preliminarmente chiedono ai consiglieri e alle parti invitate alla seduta in videoconferenza se intendono prestare il loro consenso, eccetera, eccetera, a che la stessa venga registrata e poi inviata al webmaster alla successiva pubblicazione. I consiglieri di entrambe le commissioni prestano il loro consenso, pertanto il segretario, dottoressa Iannavollo, procede a dare il via alla registrazione della seduta. I presidenti concordano che si proceda con verbalizzazione separata. Quindi i rispettivi segretari procederanno ognuno per quanto di propria competenza. Preliminarmente il presidente Arcoleo pone all'ODG il presidente Arcoleo cede la parola al presidente dell'ottava circoscrizione Marco Frascapolare, dunque si pone all'ODG
seduta congiunta con l'ottava circoscrizione per discutere su varie ed eventuali, di specie su istituzione, regolamento e il garante dei diritti dei detenuti delle case circondariali del comune di Palermo, con parere richiesto il 23/3/2021, già esitato da questa commissione in data 8 aprile 2021. Il Presidente Frascapolara, dopo un preambolo introduttivo, invita il Presidente Arcola e i consiglieri della settima commissione consiliare ad illustrare il cammino che questa commissione ha percorso per il raggiungimento della proposta di propria iniziativa, oggi in esame, con particolare attenzione ai punti del regolamento riguardanti la nomina del garante da parte del sindaco e le incompatibilità della figura del garante, così come prevista all'articolo 2 del regolamento. Prendo la parola il Presidente Arcoleo e la consigliera Figuccia. Di seguito, per l'ottava circoscrizione, prendo la parola il Presidente Frascapolare, il consigliere Longo e il consigliere Palumbo. Il consigliere Susino invita i signori consiglieri dell'ottava circoscrizione ed in primis il Presidente Frascapolare, nella sua qualità di capogruppo, ad esprimere al più presto il parere sulla proposta all'ODG. E il Presidente Marco Frascapolara ringrazia il Presidente Arcoleo e la Commissione tutta per il confronto di quella seduta odierna ed unitamente ai consiglieri della circoscrizione si congeda. Per il contenuto integrale si rinvia la videoregistrazione. Il Presidente Arcoleo rinvia la lettura, approvazione e sottoscrizione del Presidente Verbale alla prima seduta utile. Orario fine seduta 11:48. E fine. Favorevole. Favorevole. Anch'io favorevole, grazie. Beh, perfetto, approvato all'unanimità dei presenti. Ah, sono le 12, giusto? Noi avevamo chiuso alle 12. Allora, io rimango... No, 12:05, quindi aspettiamo di completare la firma per i due verbali. Allora, intanto in 5 minuti ci svegliamo. Allora, posta il volo. Possiamo fare un esperimento? Se riesco a caricare entrambi i verbali. No, vabbè, niente, lasciamo stare. Non si sa mai. Comunque si può fare di inviare più documenti. Solo che siccome poi li devo mandare, magari si confondono poi l'ufficio di staff che se ne trovano due, non lo so. Meglio evitare. Falli separatamente, meglio. Sì. Allora, prima quello del 20. Perché in effetti potevamo fare un unico. Qua abbiamo, Presidente, non so se hai seguito la vicenda relativa, insomma, mi sono attivata con l'ingegnere Macaluso per fare inserire anche le firme. Sì. Ho messo tutti, così nel dubbio, perché comunque così il consigliere anziano, quando manca il Presidente e il Vicepresidente, potrà firmare. Perfetto, è fatto benissimo. Sì, perché abbiamo fatto il passaggio con l'ufficio staff, però magari si perde più tempo. Quindi. Fatto benissimo. Thank you.
Quindi qua c'è il verbale del 20. Questo è il verbale di oggi e del 21. Perfetto. La seduta è chiusa, ci vediamo domani. Arrivederci. 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 Grazie a tutti per la collaborazione per oggi. Grazie. Arrivederci. Questo. Allora interrompiamo la registrazione.